Filosofia col cubo, in questa rubrica parliamo di argomenti filosofici con l'aiuto di questo, il cubo. Prima di cominciare, breve spazio pubblicitario, io tengo lezioni private di metafisica online tramite Skype, Zoom, se siete interessati, contattatemi. Dunque, oggi parliamo di una questione importante, che è quella dei rapporti tra metafisica e teologia. Infatti, probabilmente, se tu vai al mercato e chiedi all'uomo della strada, ma cosa fa il metafisico? L'uomo della strada molto probabilmente ti dice: il metafisico è uno strano animale che fa discorsi inutili su Dio e sugli angeli. Ok? Cioè, c'è oggi tra i non addetti ai lavori questa percezione che il metafisico si occupi di questioni teologiche, quindi che il metafisico sia in realtà un teologo e che si occupi di Dio e degli angeli. Ma dunque, in realtà oggi per lo più un metafisico non si occupa degli angeli, non si occupa della Fenice, ma si occupa appunto di cubi, eccetera, di particelle, di sedie, di gatti, no? Sì, si può occupare anche degli angeli, ma è accidentale e francamente abbastanza raro. Di solito appunto ci si occupa di oggetti ben più triviali e comuni rispetto a Dio e agli angeli. Allora, come mai la metafisica si confonde con la teologia? E c'è una ragione specifica che l'uomo della strada confonde metafisica e teologia? E quali sono le differenze tra metafisica e teologia? Queste le due domande alle quali vorrei rispondere. Ripeto, da un lato, quali sono le differenze tra le due discipline? Dall'altro, come mai il senso comune confonde queste due discipline? Dunque, fare metafisica, a mio avviso, oggi significa chiedersi senza pregiudizi, quindi mettendo anzitutto tra parentesi il mondo come esistente. Non è detto che il mondo esista, eh? Ebbene, fare metafisica significa chiedersi senza pregiudizi che cos'è ciò che è, indipendentemente dall'esistenza di questa cosa. Che cosa posso dire di questa cosa? Che è esistente? Ma forse sì, però che è esistente come cubo di plastica che sta fuori di me, forse no. Di questa cosa, tuttavia, posso dire alcune proprietà che sicuramente si danno per il semplice fatto che si dà questa cosa. Per esempio, questa cosa mi si dà per lati. Questa è già una cosa interessante. Ecco, la metafisica in questo senso oggi ragiona in questi termini, senza pregiudizi, quindi mettendo fra parentesi tutte le concezioni acquisite dogmaticamente sul mondo, cerca di chiedersi che cos'è ciò che è, quali sono le sue caratteristiche essenziali. Se il fisico ti dice che questo cubo è fatto di particelle e che ha una struttura che è quantitativamente determinabile in termini matematici, il sociologo ti dice che questo cubo è un manufatto che è stato prodotto in una società che ha una certa struttura economica, eccetera, eccetera. Che cosa ti dice il metafisico di questo cubo? Il metafisico ti dice: io non ti dico che questo cubo è fatto di particelle, non ti dico che sta in una società fatta in un certo modo, ti dico che affinché questo cubo possa essere inteso come un manufatto sociale, come un oggetto naturale, eccetera, eccetera, affinché possa essere inteso come oggetto della fisica, come oggetto della sociologia, eccetera, eccetera, questo cubo deve avere dei requisiti, delle condizioni
dei modi di apparire essenziali che rendono possibile il discorso fisico su questo cubo, il discorso sociologico su questo cubo, il discorso antropologico su questo cubo, bla 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 bla. Ecco, quindi la metafisica in qualche modo si pone prima delle altre discipline, nel senso che fonda le condizioni essenziali dell'apparire in diversi modi a diverse scienze delle diverse cose. E visto che le scienze non è che si occupano spesso di angeli e di Dio, ma principalmente si occupano di gatti, di cubi, di gluoni e di elettroni, proprio per questo la metafisica principalmente si occupa oggi di cubi, di gatti e di elettroni. Bene. Tuttavia, la metafisica. Ora che più o meno abbiamo detto che cos'è la metafisica spesso e volentieri viene confusa ancora oggi come quella disciplina, con la disciplina che parla invece proprio di Dio, degli angeli, delle zone preminenti dell'essere. Appunto, la metafisica viene confusa con la teologia. Come mai? Qual è la genesi di questa confusione? Bene, la genesi di questa confusione in qualche modo la ritroviamo già in Aristotele. In potenza. Se da un lato, infatti, Aristotele intende la metafisica come la scienza che studia tutto ciò che c'è, scienza dell'ente in quanto ente, e tutto ciò che c'è esiste in modi molto diversi. Esiste come bianco, cioè come qualità. Esiste come alto 1,70 m quantità, esiste come padre di, esiste come figlio di, relazione, esiste come avente in mano una spada, eccetera, eccetera. Cioè, gli enti si dicono in molti modi. E la metafisica, Aristotele non la chiama metafisica, ma insomma il concetto è quello, la metafisica si occupa appunto di tutti gli enti. Dell'ente in quanto ente, nel suo darsi in molti modi, nel suo darsi in molti modi, che sono i modi delle categorie. E si occupa di tutti gli enti, perché tutti gli enti hanno delle caratteristiche comuni, anzitutto sono composti di materia e di forma, possono essere in atto e in potenza. Poi la fisica si occuperà di quel pezzettino di enti, gli enti naturali, la sociologia di quell'altro pezzettino, la psicologia di quell'altro pezzettino, ma finché le diverse scienze possono occuparsi di questi enti, anzitutto noi possiamo dire che questi enti hanno delle caratteristiche comuni, o meglio, analoghe le une alle altre, non identiche, analoghe. La mia materia è diversa dalla tua materia, la mia forma è diversa dalla forma di questo cubo, ma certamente sia io sia questo cubo abbiamo una materia e una forma. Questo fa la metafisica, intesa come scienza dell'ente in quanto ente, dice Aristotele. Dall'altra parte, però, già in Aristotele, la metafisica si caratterizza anche in un altro modo, in un secondo modo, in un modo in qualche modo teologico. Lo stesso Aristotele parla di filosofia prima come teologia. Infatti, per Aristotele la metafisica è una scienza e le scienze sono le conoscenze di cause. Avere scienza di qualcosa significa conoscere le cause che hanno fatto sì che quel qualcosa è com'è. E la nozione di causa in Aristotele è molto ampia, riguarda non solo le cause del movimento, come intendiamo noi la causa, ma anche, per esempio, cause materiali, finali, formali, eccetera, eccetera. La metafisica è una scienza particolare, cioè è la scienza che conosce le cause prime e generalissime. E quali sono le cause prime e generalissime? Beh, in qualche modo sono quelle grandi cause che abbracciano sul piano materiale tutto il resto, che in qualche modo influenzano le altre cose. E quali sono queste cause prime? Beh, sono gli astri. Gli astri, pensate, il sole abbraccia la terra e a seconda della posizione del sole, sulla terra mutano i climi, mutano le stagioni. Ecco allora che il sole è una causa molto importante, che abbraccia
moltissime cose che si danno nella Terra. Ecco, i pianeti, tutti questi cieli che abbracciano la Terra, sono le cause prime generalissime. Queste cause prime e generalissime sono eterne, incorruttibili, materiali, materiali, ma incorruttibili. Per Aristotele i cieli, i pianeti sono incorruttibili e ciò che vive a lungo o vive eternamente, che non si corrompe, è il divino. E quindi queste cose materiali che sono i pianeti, che sono le sfere celesti, sono divine, nel senso che vivono tanto tempo senza corrompersi. In questo senso, la metafisica come scienza delle cause prime generalissime, cioè come scienza dei pianeti, è teologia. È teologia. Oggi la teologia aristotelica è in qualche modo una sorta di astronomia qualitativa. Astronomia perché si occupa dei pianeti, qualitativa perché i pianeti hanno un ruolo anche teleologico, e non solo appunto relativo al movimento, alla generazione, alla corruzione. Bene, quindi già in Aristotele si profila questa duplicazione della metafisica: da un lato, metafisica come scienza dell'ente in quanto ente, potremmo dire come una sorta di ontologia. Ontologia materiale, catalogo del mondo, no? Nelle sue diverse articolazioni categoriali, dall'altra parte metafisica come teologia. Però appunto la teologia aristotelica non c'entra nulla con la teologia come la intendiamo noi oggi, con il Dio cristiano, con gli angeli, con queste cose. Non c'entra nulla. Però già in Aristotele in qualche modo c'è questo germe della confusione tra teologia e metafisica. Successivamente, questa metafisica teologica di Aristotele viene teologizzata in modo serio, cioè la causa prima, il primo principio, non viene più inteso aristotelicamente come un cielo materiale, ma viene inteso come una sostanza immateriale separata, superiore alle altre, appunto il Dio monoteistico. Ed ecco allora che, sulla scia di Aristotele, teologizzando il primo principio, la metafisica, intesa come scienza della causa al singolare, prima e generalissima, diventa una teologia vera e propria, diventa lo studio delle zone preminenti dell'essere. Si pone una gerarchia ontologica, al vertice ci sta Dio, poi gli angeli come intermediari, la metafisica si occuperebbe appunto di Dio e degli angeli. Ecco qui questa teologizzazione che in qualche modo ha una prima. Si prospetta in modo terminologico in Aristotele e che poi nel mondo arabo e cristiano viene sviluppata in modo coerente. E qui appunto si inizia a parlare di metafisica come scienza di Dio, come teologia in senso vero e proprio. Si crea quindi questo doppio significato di metafisica. Da un lato, ripeto, il significato propriamente aristotelico, la metafisica come ontologia materiale, come studio dell'ente in quanto ente nelle sue differenze categoriali. Dall'altra parte, la metafisica diventa una teologia, uno studio delle zone preminenti dell'essere. Metafisica come teologia viene già in qualche modo sviluppata in ambiente platonico. E poi verrà sviluppata in modo molto molto deciso in ambiente arabo. La metafisica araba assorbirà e svilupperà in modo straordinariamente interessante da un lato l'eredità aristotelica e la fonderà, questa eredità aristotelica nel mondo arabo, verrà fusa con il discorso neoplatonico. Tant'è vero che aristotelismo e neoplatonismo agli occhi degli arabi e poi degli europei cristiani che riprenderanno Aristotele per mezzo degli arabi, aristotelismo e neoplatonismo in qualche modo si confondono.
Addirittura c'era un testo neoplatonico molto importante nel Medioevo che era chiaramente un testo neoplatonico, però il maestro di San Tommaso, Sant'Alberto Magno, credeva fosse un testo scritto da Aristotele, per dire. Ecco, quindi la metafisica araba, prendendo sia la parte aristotelica, metafisica come ontologia, sia la parte neoplatonica, metafisica come teologia, cerca di dare conto di entrambi gli aspetti della metafisica. In particolare, nel mondo arabo si costituiscono due tradizioni, la tradizione kindiana e la tradizione invece che fa capo ad Al-Farabi. L'una pone al centro della metafisica il problema dell'ente, l'altra pone al centro della metafisica la questione di Dio. Ecco qui la scissione. Da un lato, metafisica come ontologia, mi occupo del cubo. Dall'altro, metafisica come teologia, mi occupo delle intelligenze angeliche. Forse il più geniale tra i metafisici di tutti i tempi, il grande arabo Avicenna, cercherà di sistematizzare, sintetizzare queste due concezioni di metafisica, come ontologia e come teologia. E lo fa ponendo la distinzione tra il soggetto della metafisica e l'oggetto della metafisica. Il soggetto della metafisica, dice Avicenna, è il punto di partenza indimostrabile di una certa scienza, in questo caso della metafisica. Il punto di partenza, qual è il punto di partenza della fisica? Che c'è il mondo naturale. Qual è il punto di partenza della metafisica, cioè il suo soggetto? Che c'è l'ente in quanto ente. Ecco che il soggetto della metafisica, dice Avicenna, è l'ente in quanto ente. Mentre l'oggetto di una scienza, in questo caso l'oggetto della metafisica, è il suo scopo. È ciò che a partire dal soggetto indimostrabile posso dimostrare. Ebbene, l'oggetto della metafisica è appunto il primo principio, il Dio proprio di tradizione coranica, quindi separato, unico, ricco, immateriale, eccetera, eccetera. No? In questo senso, l'oggetto della metafisica, il Dio, è in qualche modo inglobato nel discorso ontologico sull'ente in quanto ente, in Avicenna. La teologia diventa l'oggetto specifico di ricerca, o meglio, Dio diventa l'oggetto specifico di ricerca della metafisica in quanto teologia, anche se primariamente l'oggetto della metafisica non è Dio, ma è l'ente in quanto ente, cioè la metafisica anzitutto è un'ontologia. Fusione delle due cose. Fusione delle due cose. La fisica ha questa natura duplice, multiforme. Bah, vorrei concludere dicendo che cosa accolgo e che cosa non accolgo personalmente del discorso avicenniano. Dunque, io seguo Avicenna quando Avicenna mi dice che l'ente in quanto ente, nella sua multivocità, e quindi non come un essere astratto che non vuol dire niente, seguo Avicenna quando dice che l'ente in quanto ente, nella sua multivocità categoriale, è l'ambito di indagine della metafisica, è il soggetto della metafisica. Non seguo invece Avicenna quando mi dice che la teologia è comunque un'espressione della metafisica. Credo invece che la teologia sia una scienza particolare, estranea alla metafisica, come estranea alla metafisica sono la fisica e la sociologia, che sono scienze particolari. E questo lo dico, cioè rivendico la separazione netta di metafisica e di teologia, e in qualche modo mi preme sottolineare che la metafisica deve essere considerata come un'ontologia e non come una teologia. Teologia deve essere una scienza particolare. Dico ciò a partire da
un punto polemico nei confronti di tutto l'aristotelismo, non solo avviceniano, ma dello stesso Aristotele. Il punto polemico è questo: contro l'aristotelismo, io credo sia giusto sostenere che la metafisica non sia una scienza, cioè che la metafisica, a differenza delle scienze, non abbia un oggetto, cioè appunto uno scopo, un oggetto di dimostrazione. La metafisica non dimostra nulla, non dice come stanno le cose, non ha un oggetto, ma solo un soggetto. La metafisica infatti non accumula il sapere, non ti vuol dire come sta il mondo, ma ti vuole dire quali sono le condizioni affinché io possa dire come sta il mondo. In questo senso, la metafisica credo non possa essere una scienza, quindi non possa essere teologia, invece credo che la metafisica si avvicini molto alla logica. La logica, infatti, non parla del mondo, ma parla di quel parlare sul mondo, diceva già lo stesso Avicenna, che intendeva la logica come un metalinguaggio. Ecco, credo che la metafisica debba in qualche modo seguire la logica con le dovute differenze e quindi non possa intendersi come una teologia, perché la teologia ha un oggetto, è Dio. La metafisica ha solo un soggetto, non ha un oggetto, non è una scienza. In questo mi sento di rigettare la tradizione aristotelica, pur vedendone l'assoluta grandezza.